Ciao a tutti e benvenuti. Portiamo avanti anche oggi il nostro format di Encode Talks, in cui andiamo a chiacchierare e intervistare persone che nella quotidianità del loro lavoro vanno a utilizzare strumenti di sviluppo senza codice. In questo video abbiamo avuto il piacere di fare due chiacchiere con Massimo Riva, una persona interessantissima che applica il no code all'interno dell'azienda per la quale lavora, Hello Mobility. Insieme a Massimo abbiamo chiacchierato di come lui abbia aiutato la startup a ottimizzare i processi interni attraverso Coda, uno strumento di sviluppo senza codice molto interessante. Se volete scoprirne di più, buona visione. Innanzitutto ti ringrazio per avermi concesso questa tua mezz'oretta, oretta di chiacchierata. Partiamo subito appunto, magari vuoi fare tu una piccola tua introduzione sul chi sei, cosa fai, così da partire e capire meglio. Sì, dai, vado direttamente. Vai. Allora, mi chiamo Massimo Riva, ho 30 anni quest'anno, quindi attenzione. E arrivo da un passato da sviluppatore per sistemi informativi gestionali, quindi diciamo ho un background tecnico per poi spostarmi sempre di più negli anni ad interessarmi di più sui processi di business e sulle logiche di business. Adesso lavoro come business analyst presso una startup che è attiva nel mobility as a service, Hello Mobility, e mi occupo principalmente appunto di sviluppare strumenti e processi a supporto dell'attività di business. Ok, e qual è il loro core business, diciamo? Hello, non lo conoscete molto perché ovviamente opera in un mercato B2B, quindi abilitiamo i nostri clienti ad utilizzare diversi servizi di mobilità, in particolare il parcheggio in struttura e ricarica elettrica. E tu appunto sviluppi processi interni per loro? Si tratta appunto di un'analisi, sì, di definire quali sono dei processi, perché abbiamo definito quelli che sono anche i ruoli e le responsabilità diciamo, le attività di scale up di questo modello di business e di sviluppo poi di strumenti a supporto. Ok. Quindi banalmente tutto è iniziato con un fantastico foglio Google Sheet e poi si è evoluto in qualcos'altro. Ok, e di quel qualcos'altro parliamo tra poco. Quindi, però, appunto, tu in parte, o totalmente, ora mi direi tu, utilizzi metodologie senza codice per andare a ottimizzare questi processi. In realtà sì, dentro Hello abbiamo dei forti rapporti con un'altra startup che è Qisque, che si occupa della parte di sviluppo, quindi diciamo che all'interno delle competenze abbiamo tanti sviluppatori e parte dei processi diciamo, gestionali di Hello sono stati sviluppati in una piattaforma. Ok. Ci siamo ritrovati comunque ad avere delle difficoltà nell'andare a cercare sul mercato qualcosa che fosse un po' più scalabile, un po' più strutturato di un foglio Google. E ci siamo imbattuti nel ricercare delle possibili soluzioni e ho scoperto il fantastico mondo del low slash no code. Ok, quindi ecco, io ti volevo proprio fare la domanda sul come eri entrato in questo mondo, quindi tu cercando una soluzione per il lavoro. Hai scoperto questo magico mondo del no code. Sì, appunto, da una parte avevamo dei processi che stavano sempre diventando sempre più critici e i limiti di Google Sheet diventavano sempre più evidenti. Dall'altra, investire nello sviluppare un applicativo ad hoc con gli sviluppatori sembrava un investimento non percorribile al momento, quindi abbiamo scelto di cercare qualcosa che fosse una via di mezzo. E questa via di mezzo, appunto, è uno sviluppo senza codice. Esatto, uno sviluppo senza codice che comunque dà la possibilità di avere diciamo, di sviluppare delle applicazioni che sono comunque molto più strutturate di un foglio Google. Ok, entriamo allora nel dettaglio di questa cosa qua che mi interessa. Il tool in questione è Coda, sbaglio? Il tuo questione è Coda, sì. Ho fatto un Ok. po' di scouting per capire quale poteva essere il migliore. Abbiamo provato Notion, abbiamo provato Coda, abbiamo provato Podio e Zoho Creator. Ho voluto un po' scommettere sul software perché ho visto proprio un approccio molto diverso rispetto a quello che offriva la concorrenza. Quindi l'idea dietro Coda è quella di creare una specie di tela vuota che racchiuda un po' tutte le funzionalità dei pacchetti di supporto alle attività gestionali. Quindi può essere uno strumento stile editor di testo, sia un foglio di calcolo e sia con delle funzionalità di database. Che è la Ok, parte un po' più interessante per me. chiaro. Ti dico, io conosco molto bene Notion perché ormai noi lo utilizziamo tantissimo internamente come nostra wiki aziendale piuttosto che gestione dei processi. Conosco Airtable perché abbiamo il nostro database inteso come gestione delle lead piuttosto che CRM. Coda è un mondo che
per me è sconosciuto, nel senso che l'ho provato, però sai, spesso si parla di Notion versus Coda, quindi uno quasi esclude l'altro, e io, avendo avuto l'amore a prima vista per Notion, Coda l'ho escluso a priori. Però ecco, di per sé come funziona nel pratico? Beh, nel pratico tu hai dei documenti che sono appunto delle vuote, e tu all'inizio puoi già iniziare a scrivere quello che sono degli appunti o quant'altro proprio in stile Notion, creandoti anche la tua wiki. Però questi documenti hanno un fattore in più che vedo, diciamo, distintivo, che è la possibilità di creare delle tabelle. Con tabella non intendo la tabella classica del foglio di calcolo dove hai colonne e righe, ma proprio una tabella che ha delle caratteristiche ben definite, quindi ha delle colonne, con la colonna tu definisci il tipo di dato e ogni riga ha un proprio identificativo, per cui puoi comunque giocare con unioni, con selezioni e tutta una parte di linguaggio di scripting molto simile a Excel. Okay, quindi diciamo che è più, per certi aspetti è no code, per altri però è più vicino al mondo low code. Credo di sì. Diciamo, se si vuole usare la parte che secondo me è quella un po' più interessante del database, sì, un minimo di scripting. Comunque è uno scripting molto simile ad Excel. Non stiamo parlando, e non sto parlando di Visual Basic, sto parlando proprio delle formule Excel che si inseriscono nelle celle. E quindi, ok, in azienda voi come lo utilizzate? Nel senso, quali processi facilita, quali processi vi aiuta a rendere più efficienti? Allora, è nato per la gestione di quelli che erano i rapporti con le altre messe. Quindi okay. Il modello di business di Hello è totalmente a piattaforma e deve gestire dei rapporti con circa 280 autorimesse sul territorio italiano. Okay. Ovviamente gestire rapporti, quindi chiamate, telefonate, monitoraggio di parametri qualitativi del servizio e quant'altro, stava esplodendo all'interno del foglio Google che era stato predisposto prima dalla persona che se ne occupava. E quindi, diciamo, con un po' un salto e molta incertezza, siamo partiti convertendo questo foglio Google in un foglio Coda e creando il primo documento che era un'interfaccia per visualizzare i dati dei parcheggi. Quindi uno strumento molto semplice con un testo di ricerca e dà la possibilità a chi appunto riceveva delle telefonate o doveva chiamare appunto i parcheggiatori di trovare delle informazioni. E la cosa interessante è che queste informazioni tramite API erano anche alimentate in parte dai sistemi di Hello. Quella parte che ti dicevo che è mantenuta dal team di sviluppo. Ok, quindi avete usato un API come un database esterno per andare a recuperare informazioni che vi servivano poi anche all'interno di Coda. Esatto, e con poi adesso la situazione si è evoluta e diciamo che il data layer è misto, quindi abbiamo delle informazioni che sono gestite all'interno dei sistemi Hello e altre informazioni che sono gestite invece nel database di Coda. Ora, domanda quasi scontata, ma te la chiedo comunque. Noti la differenza tra avere tutto su un foglio Excel piuttosto che avere un ecosistema in Coda? Sì, perché banalmente uno dei grossi limiti di Excel era poi riuscire a limitare le modifiche all'interno di dati che non erano da gestire in Excel, ma in un altro sistema. Quindi spesso capitavano dei disallineamenti e dei disallineamenti tra le informazioni. Invece, grazie a Coda e grazie alla sua interfaccia, diciamo, di input e di lettura un po' evoluta, è possibile settare dei blocchi e dei controlli su diversi campi. Ok, interessante. Ti dico, io per la mia esperienza vedo il mondo dello sviluppo senza codice come la sua potenza non sta tanto nel singolo strumento, quanto più nell'unione di tanti strumenti messi insieme. Voi utilizzate unicamente Coda più la parte di API, oppure riuscite comunque a interconnetterlo con altri strumenti no code? Beh, al momento abbiamo solo Coda che si interfaccia con altri applicativi esterni tramite Integromat. Ok. È una piattaforma di interfacciamento. La cosa interessante, prendendo il tuo spunto diciamo che il low o no code lo vediamo fortemente come complementare all'attività di sviluppo, non sostitutivo. Cosa vuol dire? Che utilizzando il low code o il no code, anche nello sviluppo di quello che sono dei sistemi gestionali, ci dà la possibilità di capire effettivamente se il processo che stiamo sviluppando è quello migliore. Cioè, in qualche modo stiamo applicando una logica lean anche all'efficientamento dei processi.
Mentre ovviamente con questo tipo di incertezza, spostarla in un software molto più rigido e scalabile, come può essere quello sviluppato da un team di sviluppatori, non ci permette di avere quel tipo di flessibilità. Chiaro, chiaro, no, su quello sono d'accordissimo. Suppongo anche che sia anche molto più facile nel momento in cui vi serve un qualcosa di specifico da aggiungere o togliere perché vi serve o non vi serve più, sia molto più veloce riuscire a implementarlo piuttosto che passare al reparto IT e chiedere di sviluppare un qualcosa. Sì, così almeno il reparto IT può concentrarsi sulle funzioni core della piattaforma, che sono quelle più importanti, diciamo, per lo sviluppo del business. E diciamo, in una certa fase 2, quando una volta il processo è consolidato ed è efficiente e sappiamo quali sono anche le casistiche in cui ormai il processo è stato sviluppato, l'idea è poi di trasferire quella funzionalità da coda al sistema di backend. Sì, diciamo che utilizzate Coda come un MVP interno, nel senso che testate un pochettino le cose che vi servono in modo snello e veloce, e poi qualora quel processo diventasse più rigido e comunque anche più duraturo, allora lo trasferite poi altrove, o Sì, sbaglio? esatto, proprio questa è la chiave, il grado di prevedibilità e di certezza del processo. Lo sperimentiamo all'inizio con qualcosa sviluppato in una piattaforma low o no code, vediamo se funziona, vediamo le casistiche di utilizzo, dopodiché quando ci sarà necessario utilizzarlo su grandissimi volumi e quant'altro, verrà trasferito poi nel sistema di backend. Certo, chiaro. No, penso che quella sia la cosa più decisiva che fa prendere il no-code a livello aziendale, nel senso che appunto ti fa agire in modo veloce, qualora poi serva un grosso cambiamento, puoi dire ok, comunque so che funziona, so che questo processo qua è validato, passiamo a renderlo più strutturato, ecco. Sì, perché bisogna applicare un po' questa logica appunto lean anche in quello che sono i processi interni. Cioè, anche lo scale-up stesso ha una sorta di suo processo di validazione. Quando introduci un nuovo processo, fai un sacco di assunzioni, un sacco di congetture che non sempre si realizzano poi nella realtà. Quindi è molto importante avere uno strumento rapido con cui poterle testare. Chiaro, soprattutto quando si è startup, che diciamo è fondamentale riuscire a rendere più efficiente il tutto anche a livello di risorse e costi impiegati. Ho una domanda simpatica da chiederti. Quando sei arrivato con il dire ok, proviamo a usare Coda per fare questo, questo e quest'altro in azienda, immagino sia arrivata da te questa proposta, che bene o male era nel mondo no code e low code, e fondamentalmente un po' implicitamente hai detto utilizziamo questa soluzione qua anziché implementare del codice per questo, in questo momento qua. Un reparto IT, questo come l'ha preso? Come potrebbe prendere una cosa del genere? L'impresa un po' male, diciamo, è vista come un mettere insieme dei pezzi e poi comunque generare poi delle strutture poco solide che finiranno su di loro come un macigno inesorabile tra qualche mese. Quindi sicuramente l'attività che sto facendo in questi mesi e che spero di poter portare avanti sempre più aggiungendo funzionalità e facendo vedere diciamo, la validità della soluzione è quella di riuscire anche a convincere la parte IT dell'azienda. Qua è un po' la mission di chiunque che sia nel mondo del no code, riuscire a convincere l'IT a queste tecnologie. Però infatti vorrei che passasse proprio il messaggio che non è sostitutivo, è complementare. Assolutamente d'accordo. Ti dico, io spesso quando ne parlo mi vengono a dire no, perché il no code comunque non può sostituire, non può fare questo e quest'altro. No, ma non è che non può, è che non deve farlo. L'obiettivo non è quello di sostituire. Almeno non per adesso, per la tecnologia, per dov'è adesso, dov'è in questo momento. L'obiettivo è quello di facilitare, da un lato, il lavoro di persone non tecniche ad essere più veloci nei processi, dall'altro, io lo vedo anche molto come un aiuto all'IT stesso, nel senso che comunque facendo microprocessi resi più snelli, riesci a gestire quelli invece più complicati quasi con più tempo, nel senso che io leggevo storie di no code implementati in grandi aziende, di benefici che portava, e fondamentalmente quello che dicevano è: noi riusciamo a gestire quelle piccole cose senza l'aiuto della parte di sviluppo, e quindi facendo così gli sviluppatori hanno più tempo loro stessi, non devono stare a rincorrere le richieste che arrivano dal basso, quindi dai vari impiegati che gli dicono mi serve questo per ottimizzare il lavoro, allora lo fanno, sviluppano, stanno 4, 5, 6 settimane.
e poi devono ancora iterare, fare, è tutto molto più snello. Certo, e poi anche a livello proprio di competenze, le competenze necessarie per iniziare a fare qualcosa in no o low code sono comunque minime, quindi potenzialmente proprio da un punto di vista organizzativo si potrebbe inserire una figura che conosce quel tipo di soluzione all'interno di ogni team o area dell'azienda. In questo modo tu hai una persona che già conosce perfettamente i processi aziendali e in più ha uno strumento con cui può aiutarsi a scrivere e migliorare il processo stesso. Chiaro, chiaro. Beh, tu mi dicevi prima che comunque avevi già un passato IT, diciamo. Sì, io ero un IT nella mia vita precedente e appunto io sviluppavo su sistemi gestionali che erano dei mostri giganti molto complessi, molto rigidi e ovviamente pensati per grossi numeri, grosse aziende. Chiaro. Ecco, quindi vedendo il paragone tra il te IT che sviluppa grossi gestionali per grosse aziende e il te, diciamo in modo non corretto, chiamiamoti no coder. Noti la differenza in massa di lavoro piuttosto che in X altri fattori? Sì, allora per poter avere la stessa flessibilità che hai in uno strumento no code, low code, in un sistema gestionale rigido, lo devi conoscere come le task, quindi devi come minimo maturare un 5-6 anni di esperienza nel sistema gestionale, e che spesso è una cosa che è difficile fare e sintetizzare in una persona che sia conoscenze, diciamo, di sviluppo tecniche, sia di business, quindi processi e personalizzazione. È stata un po' una mia naturale evoluzione. Sono partito da quel mondo tecnico, mi ha sempre spinto la curiosità di capire cosa ci fosse dietro al fai questo database, fai questo report, perché vuoi quella colonna. E l'ho visto un po' come una naturale evoluzione di muoversi da un mondo tecnico sempre più vicino e a stretto contatto con un mondo business. Chiaro, e penso che quello sia anche comunque uno degli obiettivi del no code come movimento, nel senso che nasce poi anche per facilitare quelle persone non tecniche a potersi avvicinare a un mondo più tecnico senza però dover fare lunghi anni di studio piuttosto che di pratica, nel senso che il no code alla fine è comunque molto più accessibile, va a distruggere molte barriere all'ingresso. Diciamo, un'altra lancia a favore che forse i tecnici potrebbero apprezzare è che gli strumenti no code e low code ti portano comunque ad avere un approccio strutturato allo strumento che stai mettendo in piedi, non proprio sviluppando. Cosa ben diversa da avere un gestionale che è composto da una quindicina di fogli Google tra loro interconnessi e degli script che girano non sai bene cosa e quando. Iniziare a sviluppare comunque da un documento definito come può essere Coda, dove hai già delle tabelle definite, dei tipi e delle relazioni, è già una buona struttura database per poi diventare un'applicazione sviluppata totalmente lato IT. Chiaro, chiaro. E ritrovi mai, cioè ti trovi mai in momenti nel quale senti che sei limitato? No, perché in realtà lo sviluppo degli ecosistemi così aperti e così, diciamo, dell'ecosistema API, l'API Economy, dove hai sempre un servizio che fa tutto, anche le cose più strane, l'ho trovato invece molto, molto abilitante in quello che sono tutte le esigenze e casistiche da gestire, rispetto sempre ad avere un sistema chiuso. Quindi questo tipo di paradigma molto frammentato, molto aperto, al momento non mi sono ancora venuti dei casi in cui, cavolo, quello non riusciamo a farlo. In qualche modo martellando con un po' di scotch, degli spazzi da denti e un po' di colla vinilica, qualcosa si tira in piedi. E all'interno dell'azienda sei l'unico ad utilizzare Coda oppure hai evangelizzato lo strumento nel team? Non ancora, ma mi piacerebbe poi, diciamo, in ottica poi di sviluppo, ovviamente, demandarlo poi alle singole persone con magari delle funzionalità un po' più ridotte. Il discorso è che a livello aziendale ha sicuramente suoi enormi benefici, ma ne ha anche altrettanto per o singoli o per piccole startup, penso che comunque immagino che ora voi siete già in fase di scale up, però mi immagino che questo utilizzo qua di queste tipologie di strumenti, quindi Notion, Airtable, Coda, possa avere anche un impatto allo stesso modo su piccole startup. Ricordiamoci che poi uno dei motivi principali e punto d'attenzione nello sviluppo dei progetti è proprio l'execution, quindi non
sottovalutiamo quella parte e non sottovalutiamo che per disporre uno strumento del genere aiuta molto a tenere traccia e a sviluppare quello po' frame di pensiero della validazione e della raccolta poi dei risultati. Tra l'altro, ecco, no, un'altra cosa che mi veniva in mente. Sì. Tanto fa, quando parlavamo io e te, mi dicevi che un'altra integrazione interessante per Coda è UpScript. Sì, diciamo, tra i pacchetti che mette a disposizione la community di Coda c'è anche uno che sfrutta l'API di Coda per poter scrivere in Coda e leggere da Coda verso Google Sheet. Ho messo in piedi due script molto, con degli step molto semplici che ci permettono quindi di esportare delle informazioni da Coda verso Google Sheet, perché su Google Sheet abbiamo poi montato la parte di business intelligence aziendale collegando poi i data studio. Quindi siete ancora comunque divisi tra una parte nell'ecosistema Google e un'altra parte poi su Coda, però le fate comunque comunicare, quindi siete comunque ricorrendo efficiente la cosa. Il punto di attenzione era appunto quello di avere delle certezze su chi fosse l'unica fonte della verità del dato. Quindi da una parte per le informazioni gestite in Coda e Coda per le informazioni gestite in backend del sistema di backend. Sì, sì, sì. Comunque, beh, diciamo che siete riusciti a creare un bel ecosistema snello che comunque riesce a gestire, mi pare di capire, tu in solitaria in questo momento, questa parte qua. Sì, perché comunque quando viene richiesto, recentemente è stato richiesto di pensare a un sistema che mandasse un SMS di notifica a un determinato numero, anche qui lo script di Coda, diciamo tutta la parte di workflow automation dentro Coda, mi ha permesso di farlo di tenere in piedi tutto il sistema in una giornata scarsa di lavoro. E invece ecco, UpScript, che mi dicevi appunto essere la parte dell'ecosistema Google che lavora in low code, quindi fondamentalmente è tipo un framework per il quale tu scrivi solo la parte di JS, di JavaScript. Sì, diciamo che ti aiuta un sacco in quello che sono tutte le estensioni della suite Google, quindi principalmente utilizzato, credo, con Google Sheet. Non lo definire tanto low code, nel senso che comunque è un linguaggio di scripting, quindi bisogna conoscere le sue logiche e i suoi comandi. Diciamo che aiuta il fatto che comunque hai un'interfaccia e un sistema che ti permette di aprire un browser e hai subito lì il codice scritto, non hai bisogno di tenere in piedi preoccuparti dell'istante dove questo codice girerà o dei sistemi di deploy e quant'altro. Certo, beh, comunque è, diciamo, un'ulteriore astrazione, un'ulteriore semplificazione a un processo che può diventare molto molto lungo, ecco. Diciamo che poi forse una sfida di fare questi sistemi così frammentati e poi tutti interconnessi e poi aver ben chiaro e tenere ben documentata tutta questa complessità. Ti faccio un'ultima domanda che mi è venuta in mente in questo momento qua. Dovessi pensare a Coda come appunto uno strumento da consigliare a qualche categoria, chi pensi potrebbe utilizzarlo al meglio? Per dire, possono essere freelance, startup, o dici per ogni categoria c'è un suo utilizzo e se ne può fare un utilizzo diverso? Non riesco a vedere un particolare verticale, quindi categoria o verticale, diciamo target di Coda, infatti anche tutta l'attività loro di promozione è molto generica. Ovviamente puntano molto su piccoli team in crescita, quindi startup e team in crescita. Anche se secondo me il valore maggiore di una soluzione del genere l'hai se inserita in un contesto aziendale, appunto per la logica complementare al sistema informativo. Sono un sacco di cose poi da approfondire. Sì, no, ci sarebbe un mondo, però di base appunto già il fatto che se ne parli a livello aziendale con dei processi interni che immagino che siano comunque molto ben strutturati, non credo sia un qualcosa di molto facile, cioè era bello anche vedere un pochettino nel suo insieme, poi ci sarà modo di approfondire il tutto, insomma. Direi che possiamo finire qua questa nostra chiacchierata, io ti ringrazio e nulla. Allora, alla prossima. Di nuovo. 2